Don Benito Rojo, mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Costo caro. Ehi, Will. Tu ci vai mai in paese? Ogni tanto, a vendere un maiale, a comprare provviste. No, ma io dicevo a farti una femmina. No. No, non vado mai in paese per questo. Uno come me può rimediare solo una di quelle donne che si pagano. E non è giusto comprare carne. La mia povera Claudia non vorrebbe mai che io facessi una cosa del genere. Sono un padre di famiglia. E allora? Ti fai tutto a mano? Non ne sento così tanto la mancanza. Insegni come stare in piedi, come tenere allineate gambe e spalle. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno. Ti riposerai da morta. Vieni qui. Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente, dentro. Finirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. Farà quello che gli dici di fare e nient'altro. Muovi questi piedi, spostali. Avanti su, fammi vedere. Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io. Sei matto, vecchio del cazzo. Vedi di filare. Sì, porta via il tuo culo grinzoso prima che te lo faccio nero a calci. Il rotto in culo è matto. Che cazzo vuole fare? Ma che cazzo fa? È proprio matto. È da manicomio. E adesso? Sali in macchina. Il vecchio matto pensa di giocare con la pistola. Ci prende per il culo. Ci spara col dito. Oh, cazzo. Ehi, Ronnetto, calma. Calma, dai. Chiudi quella bocca di merda.